Ragazzi, minuti di recupero, oramai mancano 3 minuti alla fine. Non penso il Paris Saint-Germain riesca ad alzare la testa, perché Wagyu è stato surclassato dal minuto 66, dal minuto 61, scusatemi, dal primo errore di Donnarumma. Non ci ha capito più niente questo Paris Saint-Germain, non ci ha capito niente. Ma andiamo un attimo per in ordine. Primo tempo dominato da tutte e due le squadre, è stata una partita veramente bellissima, equilibrata, uno spot per il calcio, Wagyu. Una cosa veramente, veramente tanta roba questa partita. Comunque Mbappé segna al minuto 39, gli era stato annullato in precedenza un gol per netto fuorigioco, poi è stato rivisto, è stato dichiarato che era fuorigioco, quindi scelta giusta di far continuare l'azione e poi di andarlo ad annullare. Quindi al minuto 39 segna Mbappé e tu dici vabbè, il Paris Saint-Germain va sul 2-0 con il punteggio, sappiamo non c'è più il gol in trasferta e qui ragazzi conta tantissimo, il gol in trasferta sta tolto, perché Wagyu, qualora con questo risultato erano i supplementari se non sbaglio, ora non vorrei dire una cavolata perché non ci ho mai capito niente fra andata e ritorno. Comunque poi dal minuto 61 entra in scena Karim Benzema, Wagyu. Karim Benzema che realizza una tripletta clamorosa e manda per ora all'inferno il Paris Saint-Germain. Attenzione, perché il Paris Saint-Germain giustamente ci prova. Di Maria, una cosa vuole fare, una cosa assurda. Comunque, minuto 61, il buon Donnarumma si addormenta con il pallone fra i piedi e voleva fallo. Di Benzema, fallo inesistente naturalmente, l'arbitro ha fatto continuare. E da lì riesce a pareggiare il Real Madrid. Quindi 2-1 risultato in frandata e ritorno. Al minuto 76 Benzema viene pescato da Modric che si fa 40 metri palla al piede, ragazzi, ha fatto un'azione strepitosa, l'ha allargata per Vinicius l'ha rigirata a Modric dentro per Karim. Ragazzi, Karim Benzema è un giocatore vecchio, è vecchio, Wagyu. Benzema è vecchio, già 3 anni fa era vecchio, Wagyu, Benzema è vecchio, come diceva qualcuno. Occhio a Mbappé, perché Mbappé, attenzione, niente, rimessa dal fondo. Comunque, poi, tu dici al minuto 76, stanno sul 2-2, il Paris Saint-Germain rialzerà un po' la testa, proverà a giocare, Wagyu, battono, perdono palla e segna nuovamente Karim Benzema, doppietta nel giro di un minuto, Paris Saint-Germain buttato clamorosamente in merda dal suo portiere, perché voglio Donnarumma ha fatto una cosa bruttissima sul primo gol e io l'ho detto, ho mandato un messaggio vocale ai miei amici in un gruppo, io ho detto guardate che ora va la perde il Paris Saint-Germain questa partita, state tranquilli perché ora mi ha ricordato molto Barcellona Paris Saint-Germain, il Paris Saint-Germain che non ci ha capito niente, però occhio perché ci sta provando gli ultimi 20 secondi. Mbappé finta contro finta, Neymar spazza il Real Madrid, siamo verso la conclusione della partita, è finita arbitro, 5 secondi alla fine, forse farà fare l'ultima azione, penso, è finita, il Paris Saint-Germain è fuori dalla UEFA Champions League, ragazzi, clamorosamente fuori per come si era messa la partita, Wagyu, che dire, Wagyu. Questi tutti gli anni comprano, ma la Champions League non la vinci se non hai cuore, animo e cazzimma. Sempre e comunque forza Napoli dal vostro Neapolis 1926. Oh, io ad inizio anno cosa dissi? Hai preso Messi, non dovrai vincere più niente. Poff, è già il secondo trofeo hanno perso, perché hanno perso pure la Coppa di Francia. Ma giù, i soldi non contano un cazzo nel calcio, conta la passione, conta quel signore con la numero 9, il 9 più tecnico al mondo. Ciao a you.